Quali sono i bisogni principali degli imprenditori della nautica? Beh, indubbiamente quello di fare sistema, cioè passare da un sistema di singole eccellenze a un sistema organizzato di eccellenze messe in rete, proprio per aumentare l'offerta, condividere la conoscenza e andare su programmi di internazionalizzazione in maniera sempre più strutturata. Altro tema è quello legato al lago, alla capacità di attrarre nuove opportunità imprenditoriali su questo importante territorio, e una delle questioni che sono emerse è proprio la necessità di maggiori infrastrutture che consentono di mettere in acqua maggiore numero di barche, quindi infrastrutture che consentono un utilizzo del lago molto più competitivo rispetto a prima. Lei insiste molto su un concetto che è il parco dei porti, cosa significa esattamente? Ma è semplicemente una provocazione, è quella di non considerare il porto come una infrastruttura invasiva, ma un terminale di un sistema organizzato di infrastrutture finalizzata alla valorizzazione ambientale. Ci sono degli strumenti che possono essere interpretati anche come realtà come quelle del lago di Como, dove la bellezza, diciamo, del paesaggio e dell'ambiente si coniuga con un luogo molto antropizzato, quindi trovare un giusto equilibrio per valorizzare, conservare e aumentare il grado di competitività di un territorio. Fa parte anche di Driade questo settore? Sì, la nautica ha rappresentato uno dei pilastri della misura Driade, che avrà una coda nel programma di internazionalizzazione che la Regione Lombardia sta mettendo a punto, considerando che l'evoluzione del programma Driade avrà nel programma Ergon, cioè in una forma ancora più libera di aggregazione al di là della dimensione territoriale, una ulteriore possibilità di rafforzare sistemi che, se integrati in forma stabile, possono considerarsi una grande opportunità per il nostro sistema produttivo.